UAR, la nostra associazione, si batte per contribuire all'affermazione concreta del supremo principio costituzionale della laicità dello Stato, delle scuole pubbliche e delle istituzioni, e per ottenere il riconoscimento della piena uguaglianza di fronte alla legge di tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro convinzioni filosofiche e religiose. Siamo impegnati all'ampliamento della libertà di espressione, di scelta del fine vita e dei diritti riproduttivi. Siamo impegnati nel progresso civile, culturale e scientifico. Infatti, coltivare il pensiero scientifico aiuta a una visione razionale dell'esistenza. Insomma, ci fabbrichiamo gli anticorpi contro bufale, complottismi e pregiudizi. Siamo attivi anche a livello internazionale e collaboriamo con molte associazioni, tra cui la Humanist International. I nostri valori si basano su laicismo, pluralismo, rispetto delle differenze, coerenza. Buonasera a tutti, benvenuti al Circolo UAR Milano. Questa sera, insieme al nostro amico e socio Massimiliano Paleari, avremo una chiacchierata abbastanza discorsiva sulle nuove realtà religiose e le nuove credenze, se sono da considerare un problema oppure no. Ovviamente domande e informazioni richieste sono ben accette, potete segnalarcele. Vi ricordo di seguire i nostri eventi su Facebook, Instagram e tutti i social. E vi auguro buona serata. Vi presento il nostro socio Massimiliano Paleari. Buonasera a tutti, alcuni mi conoscono già, ciao. Nulla, stasera facciamo come diceva il nostro coordinatore, questa chiacchierata avente per tema le nuove religioni, soprattutto in Italia. Ma intanto perché parlare di nuove religioni e perché parlarne qui tra noi dell'UAR? Perché in sostanza tra i nostri principi vi è anche quello della difesa e della promozione della razionalità, del pensiero razionale. E quindi se parliamo di nuove religioni, parliamo comunque di un mondo sicuramente al proprio interno molto variegato, molto complesso, ma che ha come minimo comune denominatore, così come anche le religioni tradizionali ovviamente, il pensiero irrazionale. E quindi credo che sia culturalmente interessante e anche educativo conoscerne e saperne qualcosa di più. Non voglio dire conosci il nemico per combatterlo meglio, però insomma in qualche modo sì, lo voglio dire, quindi mi sono già contraddetto all'inizio. Ma diciamo prima di tutto di dare qualche definizione terminologica, perché quando si parla di nuove religioni, come dicevo poc'anzi, in realtà ci riferiamo ad un mondo molto variegato. Cominciamo con il dire che la vecchia distinzione tra setta e religione oggi, perlomeno a livello accademico, è venuta a mancare, nel senso che si tende a non fare più questa distinzione, anche se a livello diciamo popolare, a livello anche giornalistico, si continua a parlare di setta e di religione come due concetti distinti, ma a livello accademico questo non avviene più. Si era iniziati nell'Ottocento in sostanza con Max Weber tra fine Ottocento e primi del Novecento a dare una prima definizione di setta contrapposta a religione. Per Weber la religione era quel movimento, quell'organizzazione formata sostanzialmente da persone che già nascono all'interno di quel sistema dottrinario, mentre invece la setta è formata prevalentemente per Weber da persone che si sono convertite a quel nuovo sistema dottrinario. Ecco, questa è stata una prima definizione di setta contrapposta a religione. Poi nel Novecento sono emerse altre definizioni, per cui in sostanza per setta si intendeva e si intende un'organizzazione che è fortemente scollata, a volte addirittura antitetica rispetto ai valori
prevalenti e valori, anche le istituzioni prevalenti della società in cui quella setta è presente, mentre invece per religione nel Novecento si intende un'organizzazione che è fortemente collegata e comunque non in conflitto con una gran parte della società e delle istituzioni. Quindi nel nostro caso ovviamente la Chiesa Cattolica in Italia, seguendo questa definizione, è, ahimè, aggiungo io, ma questa è una considerazione personale, una religione, mentre secondo questa, diciamo, vecchio incasellamento della definizione, non so, i Testimoni di Geova potrebbero essere parzialmente una setta, anche se in realtà diciamo sono parzialmente integrati all'interno della società italiana, ecco, ad esempio. Ma come vi dicevo, oggi si tende a non utilizzare più queste definizioni, si preferisce parlare sempre di religioni o di movimenti religiosi, anche perché il termine setta, vedi casi di cronaca nera degli ultimi decenni, il massacro in Texas o altri massacri, suicidi, omicidi di componenti di queste organizzazioni, alla setta spesso si è abbinato un concetto criminologico che sarebbe ingiusto però dare sempre e comunque, perché non tutte le nuove organizzazioni religiose, questo vanno detto, sono potenzialmente così pericolose da un punto di vista criminale, criminogeno e criminologico. Quindi per evitare di abbinare al termine setta questo concetto che noi associamo, diciamo, popolarmente a casi di cronaca nera, oggi non si tende a non utilizzare più questo termine. Parliamo quindi di questi nuovi fenomeni religiosi, che in realtà sono nuovi relativamente, perché anche qui bisogna intenderci, nuovo per quando, cioè fino a quando si può intendere che un movimento religioso è nuovo? Qual è il termine temporale, andando indietro nel tempo, per dire da qui in poi parliamo di nuovo, in altri casi invece parliamo di religioni già consolidate? Ad esempio, appunto, i Testimoni di Geova possono essere ancora considerati un nuovo movimento religioso o no? Beh, tutto sommato sono nati a fine dell'Ottocento come studenti biblici negli Stati Uniti, quindi hanno già una storia ormai più che centenaria alle spalle. Ci sono altri movimenti invece numericamente più meno rilevanti, che però hanno anch'essi comunque una storia ormai di qualche decennio, se non comunque di un secolo, ma li possiamo considerare comunque nuovi perché poi hanno subito varie variazioni nel tempo. Dicevo all'inizio che comunque il minimo comune denominatore è un forte elemento di razionalità. Beh, voi direte, certamente, questo è anche una considerazione di tipo banale: se sono movimenti religiosi è chiaro che alla base non possono avere elementi di razionalità. Questo è vero, ma nel caso dei nuovi movimenti religiosi c'è addirittura di più che possiamo aggiungere. Gran parte di essi, o comunque un nucleo consistente di essi, prendono in realtà origine tutti da un nucleo culturale che si è venuto formando nella seconda metà dell'Ottocento e che possiamo definire, così taglio subito la testa al toro, con il nome di teosofia. La teosofia, spiegare che cos'è la teosofia con la T maiuscola, perché poi c'è anche una teosofia con la T maiuscola che è nata nel 600, ma non parliamo di questa. La teosofia con la T maiuscola è in pratica la società teosofica, fondata da un personaggio sicuramente anche dai tratti affascinanti dal punto di vista biografico, che si chiamava Madame Blavatsky. Blavatsky era il nome del marito che in realtà frequentò molto poco. Questa Blavatsky era una nobildonna russa che si sposò giovanissima, a 16 anni, con un funzionario, un generale, adesso non ricordo bene, dell'apparato zarista. Fuggì poco dopo da questa unione matrimoniale infelice e iniziò a viaggiare per il mondo, in Egitto, poi si trasferì negli Stati Uniti, ma mantenne sempre il cognome Blavatsky. Questa figura assume un ruolo centrale perché essa, assieme a un alto funzionario
dell'amministrazione americana dell'epoca, un certo colonnello Alcott, che era avvocato quando conobbe però la Blavatsky, questi due personaggi insieme fondarono appunto questa società teosofica. La società teosofica, in parole povere, è un, perché esiste ancora, in mille rivoli tra l'altro, hanno avuto mille scissioni, è un'organizzazione nata nel tentativo in qualche modo di coniugare pezzi, elementi di credenze, diciamo, cristiane, occidentali, filosofiche occidentali, con tutto il mondo della tradizione filosofica e religiosa orientale, tibetana, induista e buddista. Ecco, questo elemento, perché stasera non entreremo sicuramente nei dettagli, cioè questa volontà di mixare, di mescolare elementi, credenze del mondo occidentale con una forte fascinazione però verso l'Oriente, è una caratteristica che, seppur poi appunto mixata in percentuali diverse, ci ritroveremo in quasi tutti i nuovi movimenti religiosi del Novecento, ma anche dei giorni nostri, perché se pensiamo a tutto ciò che rientra sotto il cappello di New Age, ad esempio, adesso si parla di Next Age addirittura, alla fine c'è un unico filo conduttore che parte comunque da quel milieu culturale della società teosofica. Dentro lì troviamo credenze veramente assurde, incredibili. C'è appunto questa volontà intanto di tentare di mettere assieme tradizioni anche religiose e filosofiche diverse, come vi dicevo, ma quello che a noi preme più che entrare nei dettagli è capire qual è anche l'origine di questa tendenza alla ricerca di, diciamo così, di nuove forme di spiritualità. Questi circoli esoterici, perché l'esoterismo rappresenta un elemento fondamentale in questo processo che nasce a metà dell'Ottocento, cioè la credenza nel fatto che esistano livelli di conoscenza che sono riservati soltanto o a persone speciali o a persone che seguono dei percorsi di conoscenza speciali, appunto, quindi o si è speciali o comunque bisogna seguire un determinato tipo di percorso. Dicevo, quello che a noi interessa soprattutto è capire l'origine di questa, come dire, di questo afflato, di questa volontà, di questa ricerca di spiritualità alternativa. Allora, l'Ottocento, se ci pensiamo bene, è il secolo dove apparentemente la scienza è il secolo del positivismo, no? Quindi è il secolo in cui la scienza trionfa, nuove scoperte scientifiche, nuove scoperte tecnologiche. È un secolo improntato all'ottimismo e alla fiducia che il pensiero razionale possa finalmente, come dire, fare luce sul buio dell'irrazionalità e delle vecchie credenze. Questo è sicuramente vero, però c'è un pezzo di società nell'Ottocento che in qualche modo rifiuta questo approccio, che invece a me piace, ad esempio, penso che piaccia a tutti voi, cioè di tipo razionale, razionalista, e quindi cerca una forma di spiritualità, ma non riesce più a trovarla nelle vecchie credenze, quindi nel cristianesimo in particolare, nelle sue varie declinazioni europee, e quindi si inventano questi, chiamiamoli questi nuovi culti, che sono poi a cavallo tra la religione e la filosofia, c'è dentro anche un pezzo di pseudoscienza all'interno di tutto questo mondo della società teosofica. E anche questo, ricordatelo, è un altro elemento importante, perché il connubio tra pseudoscienza e queste nuove credenze è qualcosa che noi ci ritroveremo poi durante tutto il Novecento fino ai giorni nostri, declinato poi in vari modi. La società teosofica è anche impregnata di spiritismo, fanno anche sedute spiritiche, l'Ottocento è il secolo in cui nasce lo spiritismo, quindi vediamo proprio che c'è questa contrapposizione. Da una parte l'Ottocento è appunto, come dicevo, il secolo del trionfo della scienza, della tecnologia, dall'altra però è il secolo in cui si consolidano ed emergono, magari all'interno di quegli stessi circoli borghesi, intellettuali,
intellettuali, perché poi questi della società teosofica non erano, attenzione, degli spostati, non erano ai margini della società dell'epoca. Vi dicevo che l'avvocato colonnello cofondatore della società teosofica è un funzionario del governo americano, tant'è che poi lui con la Blavatsky si trasferiscono in India proprio perché era stato mandato lì dall'amministrazione americana per una missione commerciale. Ma poi nella società teosofica, anche dopo la morte della Blavatsky nei primi decenni del Novecento, troveremo personaggi di grande rilievo, di grande spessore intellettuale, anche del mondo artistico. Pensiamo ad esempio ad un artista come Kandinsky, che è fortemente influenzato dai principi della società teosofica, ma tantissimi anche politici, comitati, funzionari. Diciamo che questa è una cosa che io faccio, francamente, ma questa è una mia considerazione personale, faccio fatica a spiegarmi, cioè vedere come figure sicuramente preparate magari nei rispettivi campi professionali e dotati comunque di buona, se non di ottima cultura, poi comunque aderissero e in qualche caso ancora oggi aderiscono a sistemi di credenze veramente pasticciati e come dire poco proponibili. Se pensiamo ad esempio che questi credono alla reincarnazione, credono al fatto che l'individuo sia formato da varie entità, il corpo fisico, quello astrale, l'anima e poi altre. Muore la Blavatsky a fine dell'Ottocento, ma la società teosofica continua, ha varie scissioni. Una di queste, una delle più famose, darà vita ad esempio nel Novecento all'antroposofia di Steiner, non so il tedesco. Allora, Steiner è famosissimo, noi lo conosciamo per le scuole steineriane, ce ne sono anche in Italia, oggi lo conosciamo per l'agricoltura biodinamica, ad esempio, che nasce proprio all'interno dell'antroposofia, che in realtà è una derivazione, una scissione della teosofia della Blavatsky. Steiner, prima di fondare questa antroposofia, è addirittura il leader della società teosofica in Germania. Anche Steiner affronta magari comunque qualche intuizione positiva, ad esempio in ambito educativo. Io non conosco le scuole steineriane, quindi non voglio entrare nel merito e nel giudicare, sicuramente si sono seguite da molti. So che ad esempio nei paesi del nord Europa le scuole steineriane vengono addirittura finanziate dallo Stato. Quindi non entro nel merito di questo, però devo rilevare che questo personaggio contemporaneamente portava avanti anche credenze assurde, l'idea ad esempio che l'umanità, credenza questa condivisa con la Blavatsky, che l'umanità avesse superato varie epoche, l'epoca lemuriana, l'epoca atlantidea, e che poi l'umanità ricevesse ogni tanto la visita di i cosiddetti maestri ascesi, cioè personalità umane di grande spessore filosofico, che in qualche modo avrebbero raggiunto una sorta di immortalità e che si metterebbero in contatto attraverso la canalizzazione, quindi tutte cose, diciamo, sicuramente non scientifiche, con personaggi terrestri, appunto loro della società teosofica o dell'antroposofia, per trasmettere conoscenze e per trasmettere anche diciamo dettami morali per come vivere meglio, per come vivere bene. Quindi c'è un guazzabuglio di pseudoscienza, in qualche caso magari anche qualche elemento che si può salvare a livello educativo, come nel caso di Steiner, ma anche tanta, lasciatemelo dire, fuffa. Tra l'altro, se fosse solo fuffa, vabbè, potremmo dire, ne abbiamo tante in giro, abbiamo anche le religioni tradizionali che quanto fuffa non hanno niente da invidiare alle nuove religioni, ad esempio tutti i dogmi del cattolicesimo, ma non è questo il tema della serata. Il problema però è che nell'alveo di questi nuovi culti otto-novecenteschi, per gemmazione si è formata anche, sempre derivante dalla società teosofica, un'altra corrente a cavallo tra religione e filosofia, questa molto pericolosa per gli esiti che poi ha avuto sul piano politico-ideologico. Sto parlando dell'ariosofia. L'ariosofia, lo dice già il nome, ario, ariani,
anche loro derivano alcuni concetti di base dalla società teosofica, ma poi la sviluppano in senso razziale. Secondo questi ariosofi, la razza ariana, quindi la razza nordica, la razza germanica, avrebbe una sorta di diritto di prevalenza sulle altre razze umane, in quanto di unica discendente della pura razza umana iniziale, a sua volta derivante da esseri provenienti dallo spazio. Stiamo parlando di inizio del Novecento, non stiamo parlando dei giorni nostri. Già questo concetto di una razza nordica che deriva la sua supposta superiorità da un collegamento con esseri astrali, allora non parlavano ancora di extraterrestri in carne ed ossa in senso stretto, però già c'era questa idea comunque dell'essere arrivante dall'esterno, dallo spazio, anche se loro all'epoca pensavano ancora ad un'entità di tipo spirituale, però razzialmente, questa è la grande contraddizione definita, no? E purtroppo, ahimè, il nazismo, il nazionalsocialismo, da un punto di vista ideologico, ha attinto tantissimo da questa ariosofia. E la cosa, tra l'altro, più grottesca è che nemmeno la fine della Seconda Guerra Mondiale ha dato uno stop a questa corrente, perché poi questi concetti sono stati ripresi dal cosiddetto nazismo esoterico, che è stato ripreso nel dopoguerra da altri personaggi, tutti dalle biografie piuttosto particolari, anche interessanti sul piano biografico, ma portatori sicuramente di idee non condivisibili. Penso ad esempio ad un cileno che si chiamava Miguel Serrano, diplomatico del Cile negli anni 50 e 60 e uno dei massimi fautori dello gnosticismo nazista. Che cos'è questo gnosticismo nazista? È l'idea che l'idea dell'esistenza di un dualismo, questo è un concetto gnostico delle origini del cristianesimo, per cui esiste, adesso lo dico molto banalmente, un Dio buono e un'entità spirituale buona che però non ha creato il mondo è stato creato da un'entità spirituale invece, diciamo, malvagia. Il Dio degli ebrei, Yahweh, quindi anche il Dio cristiano per questa corrente del nazismo gnostico sarebbe il Dio malvagio, e loro invece si riferiscono al cosiddetto Dio buono, quello spirituale, e secondo loro Hitler sarebbe stata l'ultima incarnazione di una divinità indiana portatrice di luce, cioè portatrice delle istanze del Dio buono. Quindi vedete quante aberrazioni possono nascere da idee che già all'inizio erano bislacche, ma che poi partono in mille rivoli. Ci sono anche collegamenti apparentemente strani per chi non è addentro queste materie. Un'altra fervente nel dopoguerra, nel secondo dopoguerra, sostenitrice di queste idee, è una donna italo-anglo-greco-indiana, perché ha origini molto variegate, si chiamava Savitri Devi. Durante la Seconda Guerra Mondiale faceva la spia per il Terzo Reich in India, riuscì a scamparla, nel senso che non fu fucilata dagli inglesi, e nel dopoguerra divenne anch'essa sodale con Miguel Serrano, questo cileno di cui vi parlavo prima, anche lei una portatrice di questo nazismo esoterico, nazismo gnosticismo nazista, ma contemporaneamente, qui la cosa strana, un'icona del movimento New Age, soprattutto declinato dal punto di vista ambientalista. Quindi un'icona dei verdi, cioè non dei verdi come partito politico, ma del mondo ecologista, perché legata a tutta questa idea delle due divinità, quella malvagia, quella buona, c'era anche questo concetto di Gea, della terra, che poi no, che va preservata nel suo insieme, che sarebbe dotata di anima, che poi ce la ritroviamo appunto nel movimento New Age, anche in film, adesso non ricordo, un film di 15 anni fa, di fantascienza, dove questo concetto era molto, se qualcuno mi aiuta, Avatar. Bravissimi, Avatar. Quindi, cioè, questi qui sono concetti che poi ci ritroviamo anche nella cultura di massa e che di per sé non sono negativi, anzi, sono
sono elementi, voglio dire, chi è comodo, io sono ecologista, sono arrivato qua in bicicletta per dire, però è inquietante vedere come certe istanze abbiano anche delle origini molto meno nobili di quello che noi pensiamo. Questa idea poi di esseri superiori che in qualche modo avrebbero aiutato la crescita dell'umanità o di alcune razze dell'umanità, ce la ritroviamo ancora ai giorni nostri in quei culti che possiamo definire culti alieni o culti ufologici, almeno in parte. Il movimento reiano, che è nato in Francia ma che è presente anche in Italia, ad esempio, è probabilmente il movimento più importante numericamente da questo punto di vista, fondato da un giornalista francese, Vorillon, tuttora vivente, che negli anni 70 dirigeva una rivista di gare sportive automobilistiche. Il governo francese proibì quella specifica tipologia di gara, per cui si trovò improvvisamente senza lavoro, perché non poteva, la rivista aveva perso l'argomento su cui scrivere, e guarda caso, io non c'ero, quindi non posso commentare, però guarda caso un mese dopo la chiusura della rivista, mentre viaggiava da solo dalle parti del massiccio centrale francese, avrebbe avuto questo incontro del terzo tipo con degli alieni che gli avrebbero trasmesso conoscenze e l'avrebbero eletto loro rappresentanti sulla Terra. Quindi c'è questa idea dell'estraterrestre che ci aiuta, che viene qui, ci viene a salvare. Se ci pensate bene è, come si diceva nel Gattopardo, un grande cambiamento perché nulla cambi, perché in fondo, se ci pensiamo, l'idea delle religioni tradizionali, del cristianesimo ad esempio, è quello di un Dio che ci ha creati e che ci salva. Qui il paradigma è rimasto assolutamente invariato, solo che al posto di Dio ci abbiamo messo l'alieno, appunto nel caso del movimento reiano, ma fenomeni simili li abbiamo anche in Italia, anche se non possono essere definiti fenomeni religiosi da un punto di vista tradizionale, hanno però al loro interno, soprattutto all'interno di coloro che seguono certi personaggi, certi movimenti, hanno delle caratteristiche che li portano a somigliare molto a movimenti religiosi nascenti. Penso ad esempio, anche se oggi è vagamente in disarmo rispetto a qualche anno fa, a tutto il pubblico che segue il saggista torinese Mauro Bilino, che ha avuto un grosso successo editoriale scrivendo parecchi libri e facendo anche parecchie conferenze incentrate su una interpretazione paleoastronautica del testo biblico. Quindi, in parole povere, secondo Bilino, la Bibbia non ci parlerebbe di Dio, qui tra l'altro giocando furbescamente, adesso vi spiego un attimo un passaggio, comunque secondo Bilino appunto la Bibbia non parla di Dio, ma parlerebbe di esseri in carne ed ossa provenienti da altri mondi, quindi diciamo alieni, che sono venuti sulla Terra e che avrebbero condizionato in qualche modo il percorso dell'umanità o parte di essa. Ecco, quando Biglino dice che la Bibbia non parla di Dio, fa un tentativo di captatio benevolenza verso noi atei. Però attenzione, un conto è dire che la Bibbia non parla di Dio, un conto è dire che la Bibbia parla di un Dio inventato, cioè un Dio creato dagli uomini. Un conto è dire che la Bibbia parla di Dio come gli uomini che la scrissero se lo immaginavano. Conto è dire che non parla di Dio, sono due aspetti diversi. Caratteristica comune comunque di tutto questo enorme rivolo di movimenti, di sette, di fenomeni anche di coagulazione attorno a personaggi più o meno carismatici è, come vi dicevo, un certo relativismo nei confronti di tutto ciò che è metodo scientifico e metodo razionale. C'è l'idea molto postmodernista che non esista la verità, ma che la verità ce la costruiamo ognuno di noi. E questo atteggiamento poi, che è fondamentalmente antiscientifico, purtroppo oggi nella nostra
società, ce lo ritroviamo anche in campi che non sono prettamente religiosi, no? Basta pensare a tutto ciò che è successo con il discorso dei vaccini, ad esempio, non voglio entrare in politica, ma anche l'interpretazione dei fatti drammatici di questi ultimi mesi, che esulano poi dai dati di fatto di fondo. Cioè, c'è questa idea quindi che non esista una verità oggettiva, che non esista la possibilità di costruire una, appunto, una verità oggettiva. C'è il discorso del rifiuto totale di qualunque principio di autorità, che va benissimo, cioè va benissimo esercitare il dubbio critico, ci mancherebbe, ma portato all'estremo, questo atteggiamento porta a mettere sullo stesso piano il mago che ci viene a dire che, oppure quello che ci dice che l'omeopatia ha fondamenta scientifiche, con il vero scienziato che ci spiega che l'omeopatia non ha fondamenta scientifiche. Ecco, questo eccesso di relativismo porta anche a fenomeni di crescita di questi nuovi movimenti religiosi che, anche se numericamente non rilevanti, attenzione, però hanno una capacità di penetrazione nella società, nel sentire comune, che va ben oltre il... E qua credo che a noi, ad esempio, dell'UAR, che siamo attenti a questi aspetti, quindi hanno una capacità di penetrazione nella società superiore all'adesione formale a quel culto, perché comunque qualcosa di questa fuffa, scusate se uso il termine, si intrufola nella società, si diffonde, complici anche, ahimè, gli organi di informazione di massa, perché a volte purtroppo per il sensazionalismo tendono a veicolare idee veramente, o comunque a mettere sullo stesso piano opinioni che non dovrebbero essere messe sullo stesso piano. Ma pensiamo ad esempio anche al mondo dello spettacolo, a vari personaggi più o meno in disarmo, mi viene in mente Columbro, ma forse anche la Brigliadori, gente che è molto attratta ad esempio dal fenomeno UFO. Voi direte: cosa c'entra con la religione? Un po' c'entra, perché poi non è semplicemente un approccio di tipo scientifico che ci sta, cioè andiamo a verificare razionalmente le possibilità dell'esistenza della vita su altri pianeti, cosa che ovviamente è più che possibile, non è questo il punto, ma il problema è che loro agganciano a questo discorso sempre anche qualcosa che ha a che fare con l'approccio mistico, con l'approccio spirituale. C'è sempre questa commistione dei due piani che poi fa scivolare tutto il discorso su un piano completamente irrazionale. Ecco, io ho fatto una brevissima carrellata che ovviamente non è esaustiva e che ha riguardato soltanto un filone delle nuove religioni, quello che è partito, come vi dicevo, dalla teosofia ottocentesca della Blavatsky e arriva fino ai fenomeni New Age e post-New Age dei giorni nostri. Ho seguito questo filone perché è un filone che è collegato cronologicamente, perché tutti i personaggi, le situazioni che vi ho nominato, anche se magari diversi tra di loro per idee, su anche aspetti importanti, comunque hanno una derivazione in qualche modo comune. Avremmo potuto parlare di tantissime altre cose, ad esempio delle nuove religioni che arrivano in Italia provenienti dai paesi di origine degli immigrati. Ci sono tutti i culti, ad esempio tribali, che arrivano dall'Africa o anche dall'America Latina, quelli che mescolano elementi del cristianesimo con elementi animistici, appunto, del terzo mondo. Abbiamo l'Islam nelle sue varie declinazioni, anche se non può essere definito in linea generale ovviamente una nuova religione. Diciamo che però i fenomeni non numericamente più rilevanti, ma in che interessano maggiormente la società italiana in senso stretto, sono quelli che vi ho citato adesso. Io avrei finito, perché non volevo farla troppo lunga. Se qualcuno ha delle domande... Domanda. Queste pseudo-neo-religioni ci devono interessare in quanto fenomeno o perché potrebbero interagire con lo Stato e quindi
chiedere delle agevolazioni che danneggerebbero tutta la società? Beh, allora, per ora chiedere agevolazioni allo Stato non credo, perché appunto sono fenomeni numericamente poco rilevanti. Però, ad esempio, secondo me, nella mia opinione personale, da un punto di vista scolastico, educativo e perfino accademico, io ho notato negli ultimi anni pericolose infiltrazioni. Ad esempio, conferenze, non voglio citare i nomi, ma università italiane, e non faccio i nomi di queste università, che hanno organizzato conferenze dentro università in collaborazione con docenti universitari assieme ad alcuni dei personaggi che ho citato prima. Non lo trovo giusto perché è vero che l'università deve essere aperta al pensiero plurale, ci mancherebbe, ma se non distinguiamo ciò che è ricerca storica, ricerca scientifica fatta in maniera seria da ciò che possiamo definire pseudoscienza, io vedo lì un pericolo, ma anche a livello di scuola, di livelli scolastici inferiori, vedo qua e là dei segnali pericolosi di, non dico di adozione, ma comunque di ascolto verso certe tematiche che poi vengono trasmesse agli alunni come possibilità, se serve solo a far sviluppare il senso critico, il senso del ragionamento, va bene. Temo che in qualche caso purtroppo non ci sia questo la base, ma ci sia in chi propone la cosa invece un certo grado di adesione alla cosa stessa. E questo lo trovo pericoloso. Allora, c'è Donatella che ha alzato la mano, ma se la faccio parlare da qua non si sente nulla. Se invece scrive, riusciamo... Eccola qua. Queste sette diffondono idee pseudoscientifiche. E quindi il problema è questo, che inficiano la cultura. Non è tanto un sentimento religioso quanto un abbassamento della qualità culturale. Assolutamente sì, è un abbassamento, come dicevo, proprio c'è un imbastardimento proprio del sapere, perché con questo eccesso di iperrelativismo si rischia poi di mettere sullo stesso piano conoscenze supportate da teorie che sono state dimostrate o comunque che hanno forti indizi nel caso non delle scienze pure, ma ad esempio della storia, eccetera, con idee che invece possono anche sì essere affascinanti, ma che in realtà non sono supportate da quel lavoro di raccolta di indizi seri che soltanto può dare dignità ad una teoria. Quindi sì, soprattutto il problema è questo, però in questo mondo dentro c'è anche un elemento di irrazionalità che ha una radice di tipo religioso. Ad esempio, quando parlavo prima di questo eccesso di interesse per tutto ciò che è l'ufologia, sotto sotto, non sempre, non in tutti i casi, io conosco ufologi tra virgolette seri, non è, però spesso in quel mondo lì c'è anche una ricerca spirituale, cioè l'alieno diventa non soltanto una possibilità scientifica, una possibilità reale, cioè la vita extraterrestre, ma diventa colui che ci può aiutare, che ci può, o addirittura che ci avrebbe creati, e quindi rientriamo nel paradigma religioso che esce dalla porta ma rientra dalla finestra in qualche modo. Non so se sono stato chiaro. Mentre come disse Hawkins, potrebbe essere quello che ci frega. Esatto. Ma se una domanda, secondo te perché nascono? Cioè, come viene in mente, cioè una domanda un po' ampia magari, ad uno di o staccarsi dal proprio gregge o addirittura di inventarsi qualcosa di nuovo che poi funziona, perché vediamo sette di persone che benedicono con le giacche facendo cadere la gente col tocco di Cristo, nel senso, e sono pieni di stadi di queste persone. Quindi, ma come, non so, non riesco a immaginare uno che un giorno si alza e dice creo qualcosa. Beh, per chi le fonda c'è anche, scusate il gioco di parole, una ragione di tipo economico, commerciale. Poi chiaramente caso per caso va verificato, poi
ci sono varie gradazioni. Sicuramente per chi invece, che è la cosa che ci interessa di più, aderisce a questi movimenti, in fondo c'è la ricerca sempre di risposte. A volte alla base c'è, secondo me, anche un deficit di cultura di base. Ad esempio, il fatto che l'UAR si impegna tantissimo su questo, con i Darwin Day, eccetera, ma il fatto che ancora oggi la teoria darwiniana non sia assimilata da tutti e bene, a volte c'è un'infarinatura, ci sono anche dei fraintendimenti, quindi c'è sempre la ricerca, voglio una risposta alle domande di sempre: chi siamo, da dove veniamo, siamo stati creati da qualcuno, anche questa idea che per forza dobbiamo essere stati creati da qualcuno. Qua c'è un personaggio che conoscete tutti, il professor Telmo Pievani, il professor Vallortigara, che su questi temi qui, anche per lui, insomma, negli anni passati hanno fatto conferenze, hanno scritto libri, Nati per credere, mi viene in mente, ad esempio, un libro che consiglio sempre, che spiega proprio come il nostro cervello, ma paradossalmente è una ragione evolutiva questa, cioè il nostro cervello si è formato, si è strutturato, i nostri meccanismi cognitivi, per favorire risposte causali e non casuali. Quindi il nostro cervello preferisce dire e pensare sono stato, l'umanità è creata da qualcuno, quindi una causa, piuttosto che dare una risposta di tipo causa, cioè casuale. Non c'è un'entità che ci ha creati, ma siamo il frutto di un processo in qualche modo casuale, anche se poi non è proprio corretto neanche dire così, però comunque l'evoluzione, diciamo, non è pilotata, non c'è un disegno intelligente. A proposito di disegno intelligente, ma purtroppo i nostri meccanismi cognitivi ancestrali preferiscono questo tipo di approccio, e quindi ecco perché queste proposte, diciamo questi prodotti ideologici, culturali che uno si trova sul tavolo, a volte trovano un buon mercato ancora oggi, perché danno risposte semplici, tranquillizzanti: ah vabbè, non ci ha creato Dio, però ci ha creato l'alieno, allora ho risolto, non devo impazzire. Quindi le risposte ci sono, ma non sono comprensibili. Le risposte ci sono, sono complesse, perché purtroppo. Allora io preferisco, e allora preferisco la risposta semplice. Allora, scusi se leggo. Cioè, quando si pensa alla parola religione, sovviene per caso qualcosa di arcano, cioè che si oppone alla razionalità della società. Poi la creazione di queste religioni, qualunque esse siano, movimenti propongono valori etici, religi, valori estetici, eccetera, non è più che altro che una forma di contrasto al razionalismo che cerca di dare una spiegazione più, diciamo, sia accettabile dal contesto sociale. Ripetiamo un attimo la domanda, altrimenti mi sa che non l'abbiamo sentita. Posso nel video. Posso la riassumo? Sì, grazie. Allora riassumo la... Ah, non è finita. No. Questo è quanto magari risulterebbe da un libro del signor Graziani, catalogo delle nuovissime, dove alcune religioni, alcune fanno proprio completamente ridere, come mi permetto anche si sono verificate l'iglesia di Maradona a Napoli, quando c'è qualcosa di poi c'è addirittura pastafarianesimo. Cioè, vabbè, ma questo però sì, è più è, diciamo, no, questo è ironico. Sì, ma comunque serve per cercare di astrarre da delle comuni, da un valore diciamo così ascetico, così, e di creare il bimbo in sé per sé, sì, ma
Canada, sì, e quell'altro, adesso c'è anche ultimamente il culto di Putin, addirittura in Russia. No, no, proprio come religione che è proprio. Riprendi la domanda. Sì, riassumo brevemente la domanda che è molto interessante. Quindi in pratica sta dicendo questi nuovi culti nascono come forma di opposizione al pensiero razionale. Quindi un tentativo di, perché è un po' in effetti quello che ho detto anche prima, quando dicevo che la radice di, non di tutti, ma di molti di questi nuovi culti, la ritroviamo nell'Ottocento, e parlavo di quel paradosso che l'Ottocento è il secolo sicuramente del progresso scientifico, tecnologico, quindi della razionalità, positivismo, ma contemporaneamente nell'Ottocento assistiamo a un tentativo di reazione, di difette, non dico vastissime, ma comunque di parti della società evoluta, attenzione, perché chiaramente adesso, le masse contadine continuavano ad andare in chiesa, grosso modo, adesso sto banalizzando, quindi è all'interno delle classi intellettuali, diciamo della borghesia, tanto per capirci, che è la classe che porta avanti il discorso del progresso scientifico, ma lì, in quegli stessi ambienti, nasce anche una reazione che porta a questo proliferare di strani movimenti esoterici, appunto alla società teosofica, che cercano di andare a prendere pezzi di spiritualità orientale, di mescolarli con altre tradizioni religiose, perché vogliono una sorta di spiritualità, ma non tendono più aderire ai sistemi religiosi offerti tradizionalmente, quindi dal cristianesimo, il cattolicesimo, le chiese protestanti tradizionali. C'è, quindi c'è questo elemento di contrasto. Dopo la lezione che ci fu. E la stessa rivoluzione però porta Robespierre a un certo punto, per fortuna dura pochi mesi, ma si arriva ad una forma caricaturale di parareligione, perché Robespierre cerca di instaurare questo culto naturalistico, che un po' tra l'altro è una sorta di antesignante della New Age che vediamo ai tempi nostri. Sì, sì, purtroppo questo elemento, questo scontro c'è. Ecco perché l'educazione, qui Luar diciamo, su questo batte, fa bene a battersi, l'educazione dei bambini, dei giovani, e soprattutto la trasmissione della bontà, dell'approccio, del pensiero razionale scientifico, è secondo me fondamentale, perché tutto deriva da lì, insomma. Chi non ha quell'imprinting iniziale poi rischia più di altri di venire assorbito da queste sirene, diciamo, che possono essere vecchi o nuovi culti. Tra l'altro la Chiesa Cattolica ha una posizione molto ambigua, come sempre, tra l'altro, nei confronti del mondo. Ho detto che non dovremmo usare il termine sette, ma adesso lo uso, diciamo, delle sette, come delle nuove religioni, perché da una parte, soprattutto in passato, ha usato forti argomentazioni anti-sette per combattere dei possibili rivali, e soprattutto persone che gli portavano via in Italia contributi e gregge, no? Compresi contributi economici. Nello stesso tempo, però, la Chiesa Cattolica diventa molto più moderata quando si parla di plagio, quando si parla di lavaggio del cervello, perché lì si blocca, perché è chiaro il motivo, no? Perché rischia di passare poi dalla parte degli imputati e non più degli accusatori in questo caso, perché come si fa a distinguere il plagio portato avanti o il lavaggio del cervello portato avanti da una mini organizzazione settaria, chiamiamola così, rispetto al lavaggio del cervello che viene fatto durante il catechismo a bambini che sicuramente non hanno ancora la possibilità di discernere in maniera ad armi pari, diciamo, quello che gli viene raccontato. Quindi su quello poi, tant'è che negli ultimi anni la Chiesa Cattolica ha rallentato e moderato molto le critiche
ad esempio in America Latina tutti quei movimenti che in realtà sono movimenti del neoprotestanti o del protestantesimo fondamentalista, che prima venivano definiti dai vescovi latino-cattolici latinoamericani sette tutti, anche quando in realtà non erano sette, erano spaventati però i cattolici dal forte proselitismo che soprattutto perché è finanziato dalle chiese americane che di denaro ne hanno parecchio e che portava e porta via parecchi fedeli in America Latina. Adesso però hanno moderato un po' gli attacchi proprio perché si sono resi conto, dal loro punto di vista, che poi entrano in un tunnel dove poi non puoi dire a quell'altro che stai facendo il lavaggio del cervello se tu organizzazione cattolica sei la prima a farlo in maniera industriale da 2000 anni, ecco. Quindi c'è anche questo aspetto. Ah, poi ad esempio non ho parlato di tutto il filone del neopaganesimo, lì ci sarebbe anche lì da raccontare tanto il fenomeno neotradizionalista che è il ritorno alla religione romana, Roma, ma non solo Roma, Vicenza, anche ci sono alcuni centri che sono seguiti anche da professori liceali. Uno di questi credo che sia stato fondato da un professore, per alcuni può essere una fascinazione di tipo culturale, però sta di fatto che poi praticano proprio i riti e quindi seguono proprio i dettami della religione romana. Nel nord Italia è diffuso anche il neocentismo, il neoduidismo collegato con il mondo anglosassone, in particolare in passato legato alla Lega sul piano politico. C'è anche questo, ci sono anche questi aspetti poi da notare. L'ampolla del Dio Posti, quella era la popolarizzazione, ma c'erano e ci sono ancora dei piccoli gruppi in provincia di Varese legati al neoceltismo, quindi che tentano di recuperare i dettami della religione druidica, senza sapere, lo sanno, che in realtà è irrecuperabile perché non abbiamo fonti. Così come la cosiddetta musica celtica, che in realtà è basata su qualcosa che risale al massimo al XVIII secolo, perché noi non sappiamo assolutamente come suonassero i Celti quando praticavano l'antica religione druidica, insomma. Ma questi sono aspetti, diciamo, folcloristici, non sono pericolosi in effetti. Assimilazione al gioco del calcio di Maradona, cioè anche ai complessi musicali, cioè abbinando la religione ai complessi musicali, a calcio, cioè, a qualsiasi cosa, cioè chiesa di John Coltrane. Vabbè, sì, allora volevo far notare che Donatella. Queste pseudoscienze arrivano anche in Parlamento, perché in Parlamento c'è stata la battaglia per l'agricoltura biodinamica, per avere soldi pubblici, e anche queste pseudoscienze bisogna combatterle. C'è Leonardo invece che chiede: politicamente parlando, culti non organizzati in istituzioni sono un male minore rispetto a quelle organizzate in istituzioni che controllano le masse? Questa è una bella domanda, questa è una bella domanda ambigua, ma sicuramente noi, almeno la mia opinione, ma credo che sia l'opinione di tutti noi, siamo fautori e difensori del pluralismo, quindi da una parte è vero che ben venga il pluralismo religioso, se questo significa anche una riduzione del potere della principale confessione religiosa, nel nostro caso è quella cattolica. Quindi da questo punto di vista la cosa può anche avere un risvolto positivo, però poi ci sono anche i risvolti negativi. Intanto quando parliamo di nuovi culti, proprio perché sono nuovi, sono di per sé portatori di una carica di fanatismo, di indottrinamento che statisticamente troviamo meno invece nei culti che sono fortemente sedimentati, no? Quindi appunto nelle religioni tradizionali a cui gran parte delle persone aderisce più che altro per abitudine, lo sappiamo tutti, è inutile che ci ripetiamo queste cose. E invece nei nuovi culti c'è una carica di fondamentalismo.
E questa, per chi ha a cuore la promozione del pensiero razionale, invece, non dico che debba far paura, ma deve comunque essere attenzionata, cioè questi aspetti devono essere attenzionati. Poi attenzione, perché a livello microistituzionale già qualche danno lo possiamo vedere in Italia. Non vi ho parlato di una comunità, di una setta religiosa vera e propria presente in Piemonte, ad esempio, che si chiama Damanur, che nasce negli anni 70, che si radica soprattutto nella zona del Canavese, a una quarantina di chilometri da Torino, e in particolare in Val Chiusella. Ora, in questa valle ci sono 5-6 comuni, in tutto saranno 30.000 abitanti, sono piccoli comuni. Ebbene, la setta di Damanur, che ha lì il proprio quartier generale, ha un villaggio proprio costruito dove abitano alcune centinaia di persone, esprime il sindaco del comune principale di questa vallata e 15 consiglieri comunali sparsi nei vari municipi dei comuni, appunto, di questa zona, con anche collegamenti con politici regionali che ad esempio gli hanno permesso, sembrerà una piccola cosa, in questa comunità di Damanur è stato costruito a partire dal 1978 un enorme tempio sotterraneo che mi dicono l'ho mai visitato, mi dicono anche molto bello da vederlo con dipinti particolari, tutto sottoterra, sono delle enormi stanze scavate nel sottosuolo. Qual è il problema? Che tutto è stato fatto senza chiedere alcuna concessione edilizia, così sono partiti nel 78, siccome erano isolati, quindi nessuno li controllava, diciamo così. Nel 92 questa cosa è emersa e sono riusciti a farla sanare attraverso l'intervento in particolare di un politico regionale, non vi dico il partito, che poi è andato a finire in Parlamento. Quindi questi gruppi, quando sono territorialmente concentrati, riescono poi anche a esprimere e a condizionare la realtà locale. Sicuramente nulla di paragonabile a ciò che fa la Chiesa Cattolica in Italia in generale, però intanto sono segnali che, di nuovo, per chi ha a cuore una visione laica della società non dovrebbe piacere. Dunque, qui c'è una domanda un po' lunga. Dunque, la nostra amica Valeria chiede: e a lei sembra di no, perché le religioni istituzionali sono visibili e discutibili, mentre l'infiltrarsi infinitamente parcellizzato e largamente inconsapevole di atteggiamenti di intellettuali antiscientifici di massa e di messa in discussione, del principio di autorità del sapere è qualcosa che si diffonde in modo impressionante attraverso le discussioni social, dove finiscono per prevalere gli argomenti relativizzanti del tipo «questo lo dice lei, con tutto ciò». Con tutto ciò è molto difficile avere a che fare. Qui, beh, sono d'accordo, cioè se sta ripetendo quello che ho detto io prima, in sostanza, però non ho capito se è d'accordo o se esprime un dissenso verso questo... Ah, risposto a Leonardo di prima? Ok. No, comunque, sì, è proprio così. C'è questo estremo relativismo, postmodernismo, per cui non esisterebbe la verità. È vero che la verità scientifica è una verità che può essere sempre messa in discussione, ma può essere messa in discussione se ci sono nuove prove, no, che vanno a smontare paradigmi scientifici acquisiti. Ma se queste nuove prove non ci sono, pretendere di mettere sullo stesso piano, cioè dare la stessa dignità a teorie supportate da prove, penso ad esempio appunto alla teoria darwiniana, alla teoria dell'evoluzione, tanto per rimanere in tema, con di fatto teorie che sono poggiate solo su sensazioni o che possono essere affascinanti, ad esempio appunto l'idea che l'umanità sia il prodotto di bioingegneri alieni che avrebbero creato l'uomo a partire da umanoidi, mescolando tra l'altro il loro DNA con quello dell'umanoide terrestre, il che tra l'altro significherebbe che l'alieno arrivato sulla Terra
guarda un po', era in possesso di un apparato genetico così simile a quello dell'umanoide terrestre da permettere un'ibridazione, anche perché seguendo la Bibbia dice che comunque siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio barra alieno, e quindi vuol dire che questo alieno arrivato sulla Terra doveva già essere molto simile da un punto di vista morfologico, oltre che genetico, all'umanoide terrestre. E quindi si tratta con ogni evidenza di teorie che non hanno una base scientifica, a meno che non si trovino delle prove che portano lì, allora giustamente si è pronti a cambiare opinione, ma se queste prove non ci sono, quella si può chiamare soltanto pseudoscienza. Ed è vero che i social, da questo punto di vista, purtroppo esercitano un ruolo non sempre positivo, perché tendono a livellare le opinioni, anzi spesso, come succede con la moneta cattiva che scaccia quella buona, spesso anche le opinioni in ambito scientifico sono molto più diffuse, tesi pseudoscientifiche rispetto a quelle scientifiche. Questo avviene spesso. Ma noto che le religioni classiche, quelle che dominano il mondo, sono abbastanza antiche, vecchiotte. Secondo te non c'è più la possibilità per l'umanità di avere una nuova religione di massa? Che raggiunga un miliardo e mezzo come le altre, ma nuova, completamente nuova, perché vedo solo uno sgretolarsi di queste, modificarsi, piccole derivazioni oppure piccole novità. E qui parte la seconda domanda, che è: cosa ci aspetta al futuro, secondo te? Nel senso, c'è già qualcosa che sta nascendo in bollendo in pentola, quel che tu sappia, qualche nuova religione alle porte? Beh, se devo dire quello che spero di no, cioè spero che non nasca una nuova religione di massa, spero che nasca un pensiero razionale di massa che possa avere appeal, magari presentato in modo appunto da avere appeal. Invece, se devo dire quello che, cioè non quello che spero, ma quello che temo, che comunque che vedo come possibilità, siccome i grandi apparati religiosi sono chi più chi meno in crisi, perché è vero che l'Islam sembra crescere, anzi cresce, ma anche l'Islam, nel momento in cui si confronta con l'Occidente, con le società occidentali, adesso sembra avere una reazione, ha una reazione di tipo fondamentalista, ma in realtà se guardiamo su un periodo di medio periodo, sicuramente anche l'Islam subirà gli effetti di una certa secolarizzazione. E quindi io vedo in futuro la possibilità di una convergenza tra le grandi religioni abramitiche, perché per loro è l'unica possibilità di salvarsi in qualche modo. Certo, non lo vedremo noi, sto parlando di medio periodo, con anche una trasformazione, cioè salvando il principio che c'è un'entità creatrice, ma secondo me loro... Quando per loro intendo le menti più fini del mondo clericale, secondo me stanno ragionando nel medio periodo su un'ipotesi di questo tipo. Sì, io volevo collegare alla domanda che è venuta inizialmente in mente proprio a Marco. No, Marco diceva, ma a noi come associazione o semplicemente come persone che condividono certi interessi, perché ci dovrebbero interessare appunto questi gruppi, queste sette, queste nuove religioni? E mi pare che i problemi che abbiamo nucleato sono appunto le eventuali ricadute politiche, oppure il caso che comunque qualcuno esercita il potere verso delle persone più deboli. No, a me viene in mente ad esempio il fatto che nelle religioni tradizionali c'è spesso da parte del clero la tendenza a controllare l'educazione dei giovani. Non so se questo aspetto è presente anche in tutte queste sette qui, cioè abituare uno fin dai primi anni a ritenere che quella è la visione del mondo corretta e a crescerlo secondo quell'obiettivo, perché quando uno comincia a creare dei rapporti relazionali, affettivi con quella comunità, poi ha difficoltà a svincolarsene anche se avrebbe delle buone ragioni. E riguardo alle ricadute anche politiche nella legislazione, anche io pensavo a queste storie del cornometame, dell'agricoltura biologica, che ha cercato di trovare
un riconoscimento in Parlamento, però mi pare che qualcosa sia già passata, perché ad esempio, forse mi sto allontanando troppo dalle religioni, ma mi pare ci sia un relativo riconoscimento di pratiche pseudomediche come l'osteopatia, la chiro... omeopatia, eccetera, cioè ci sono queste discipline che magari non sono propriamente religiose, però sicuramente sono pseudoscientifiche, spesso sono legate a visioni del mondo più o meno generali e spesso riescono a passare anche in Parlamento, magari perché ci sono anche interessi economici o comunque gruppi organizzati che danno il voto al politico che asseconda queste tendenze qui, e qualcosa mi pare sia già passata, ma mi vengono in mente anche quei gruppi, ad esempio anni fa il Ministero dell'Istruzione ha riconosciuto l'Università dei Legionari di Cristo, anche quelle sì, è una comunità che rientra nel mondo del cattolicesimo, ma ha molti aspetti settari, spesso è finita anche nella cronaca perché ci sono stati casi di violenze sessuali sistematiche o di corruzione, insomma di reati legati alla manipolazione del denaro, e questi adesso hanno una loro università, dove magari si tengono anche dei corsi normali, però che sta dentro questa cappa di tipo religioso fondamentalista. Oppure, ecco, una cosa che tu hai nominato, manco a farlo apposta, ne stavamo parlando 10 minuti prima che arrivassi tu, gli steiniani. Tu hai detto in alcuni paesi hanno, anche in Italia hanno un riconoscimento, cioè in Italia ci sono delle scuole paritarie steiniane, quindi ce le abbiamo già, anzi mi sa che in Italia gran parte delle scuole private sono, come sappiamo, cattoliche, alcune invece sono dei puri diplomifici. Quelle che hanno altro orientamento sono ad esempio quelle montessoriane, tra l'altro Montessori è una pedagogista, e poi ci sono queste scuole steiniane che, come dicevi tu, sono basate scuole assurde su pseudoscienze, quindi non so, era un po' un invito ad approfondire le eventuali ricadute pericolose. È assolutamente così come dici, ma ad esempio l'omeopatia non solo in Italia, ma in alcuni paesi europei, sì. I rispettivi sistemi sanitari riconoscono le cure omeopatiche che quindi vengono pagate dal pubblico, e questo io lo trovo veramente assurdo. Attenzione, solo apparentemente è un argomento che non ha a che fare con la religione, perché è vero che poi il singolo che aderisce alla cura omeopatica magari non conosce il pregresso ideologico che ci sta dietro, ma semplicemente è convinto che la cura omeopatica sia una cura efficace, ma in realtà anche l'omeopatia, come molte altre credenze, derivano tutte da quel filone che ho molto brevemente, a cui ho brevemente accennato stasera, che parte sempre dalla società teosofica, che ha a che fare con le proprietà degli elementi, per cui le particelle avrebbero una loro forza intrinseca al di là di ciò che dice la scienza, cioè andando a scavare, ma non tanto, proprio i primi 30 centimetri, sotto sotto si trova subito il pensiero irrazionale e un pensiero di tipo, se non religioso, perlomeno parareligioso. Ho fatto l'esempio dell'omeopatia, ma potremmo fare anche l'agricoltura biodinamica, anch'essa è stata fondata, teorizzata da Steiner, assieme a tante altre cose più o meno assurde, come ad esempio la credenza che l'umanità ha superato vari stadi di sviluppo, quello lemuriano, poi quello atlantideo, anche qui sono tutte idee pseudoscientifiche che in questo caso derivano da, è lì il paradosso, da teorie scientifiche abbandonate però dalla scienza. Ad esempio il continente di Lemuria era una teoria scientifica in voga all'inizio dell'Ottocento, perché nel momento in cui avevano trovato i biologi avevano trovato i resti dei lemuri, no, di queste protoscimmie, sia nel Madagascar sia sulle coste dell'Indiana e della Birmania, mi pare, quindi dall'altra parte dell'oceano indiano, hanno detto vabbè, se i lemuri stavano di qui e di là, vuol dire che una volta qua in mezzo c'era un enorme continente, e allora l'hanno soprannominato Lemuria. Poi dopo, quando è venuta fuori, qualche decennio dopo, la teoria della tettonica placche, della deriva dei continenti, si è capito che non c'era bisogno di teorizzare l'esistenza di una massa di terra tra il Madagascar e l'India, ma che semplicemente prima il Madagascar era attaccato al continente asiatico e poi con la faglia si è staccato e si è allontanato. Quindi era una teoria scientifica, paradossalmente, che poi, abbandonata a metà dell'Ottocento,
E questi circoli della teosofia la riprendono fine 800 e poi se la riprende a sua volta Stenner, che si inventa addirittura questa storia dell'epoca lemuriana dell'umanità. Quindi se uno scava trova anche dei collegamenti anche affascinanti sul piano così di capire da dove derivano certe credenze, ma che hanno tutti alla base un fondamento proprio antiscientifico, in questo caso addirittura una vecchia teoria scientifica abbandonata dagli scienziati veri. E questa idea della formazione dei giovani, ad esempio, con queste scuole steineriane? Io non conosco i principi, non ho approfondito il tema, cioè cosa facciano di dentro. Può anche so che ad esempio in altri paesi europei, paesi poi anche molto laici come nel nord Europa, vengono finanziate dallo Stato, sono considerate in Norvegia, in Finlandia, se non vado errato, sono considerate scuole statali sperimentali, quindi vengono interamente finanziate dallo Stato, cosa che in Italia non succede parzialmente. Alcune di queste sono paritarie. Allora io spero che dentro queste scuole, non credo che lo facciano, non insegnino la teoria dell'origine dell'uomo di Steiner, cioè quella dell'epoca lemuriana, Atlantidea, eccetera. Credo che non lo facciano, e almeno voglio sperare. Mentre forse corriamo il rischio di sentirci tornare a scuola discorsi sul creazionismo. Negli Stati Uniti questo purtroppo avviene, non è una... C'è questa ipotesi che va assolutamente arginata, perché sarebbe veramente un tornare, sempre in nome di questo... di questo iperrelativismo, per cui in nome anche di un malposto idea della molteplicità delle opinioni, mettere sullo stesso piano quella che è una teoria scientifica supportata da fortissimi indizi accumulati in 170 anni, parlo della teoria di Darwin, con credenze tipo quella del disegno intelligente, che poi sono una forma di creazionismo mascherato, in realtà una forma moderna, un po' più spendibile per trasmettere idee di tipo creazionistico. Purtroppo negli Stati Uniti, ad esempio, la situazione è di gran lunga peggiore. In molti stati degli Stati Uniti la teoria del disegno intelligente, il creazionismo, hanno dal punto di vista legislativo la stessa dignità, ma quindi vuol dire anche le stesse ore di insegnamento della teoria di Darwin. Tant'è che il movimento di cui parlavi, il movimento pastafariano, se non vado errato, nasce in maniera ironica negli Stati Uniti per opera di un insegnante, in questo caso arguto, che ha detto: ah sì, voi volete insegnare il creazionismo a scuola, allora io vi fondo la religione pastafariana e vi sfido. E vi sfido a dire che non merita di essere tutelata in quanto credenza religiosa, e ha fatto molto bene. Il problema è che poi, come succede, poi c'è gente che aderisce in maniera, cioè dimentica dell'ironia iniziale insita in questo progetto, chiamiamolo così, perché anche in Italia ci sono parecchi pastafariani, ma però direi che il pastafarianesimo lo metterei da parte all'interno di questo ragionamento. Bene, io penso che abbiamo concluso la serata. Ringrazio tutti i partecipanti. Ovviamente il video sarà disponibile sui nostri social e come sempre vi consiglio di condividerli e di seguire i nostri eventi sui vari social network. Grazie al nostro amico Massimiliano Paleari e grazie a voi e buona serata. Grazie a voi per l'attenzione.